Ciao, sono Ciuffo, sono un infermiere. Immagina la situazione: consegne infermieristiche in reparto Covid. Paziente Gigino, del 62, iperteso, cardiopatico. Ha passato la notte in aerobo, 50 litri 60% di CO2. Ore 9, chiama perché riferisce un peso al petto di nuova insorgenza. Importante calo della saturazione, dal solito 92-93 scende fino a 79. Tachipneico, posizionata NIV 60% di CO2, fatto EGA, ECG, ematici urgenti, troponine negative, didimero alto, programmata AngioTac nel pomeriggio per sospetta embolia polmonare. E gli ho cambiato il CVP. Questa è una storia verosimile. Ora, di tutte le cose che ho detto, ce n'è una fuori posto, credo che sia un po' evidente. Di tutte le cose che ho detto, ho descritto una situazione piuttosto critica. Che senso ha riportare di aver cambiato il CVP? Voglio dire, si può rimanere in sede un massimo di 96 ore? Va bene, me lo vado a leggere nelle grafiche. Il paziente sta vivendo una situazione, dicevo, critica. L'attenzione dovrebbe essere rivolta più che altro alla diagnostica, per poi iniziare quindi la terapia, se l'embolia viene confermata. Però devi capire che la procedura di reperimento di un accesso vascolare periferico, quindi mettere un CVP, è vissuto da molti professionisti come una misura delle loro capacità. Ovvero, sai mettere un CVP al primo colpo? Sei un grande professionista. Cioè, ovviamente non dovrebbe essere così, però ci cado anch'io. Ci sono dei trucchi e degli accorgimenti che possiamo prendere che fanno la differenza tra una procedura riuscita e una no. Ma c'è un segreto che è valido per tutti quanti. Saremo bravi a mettere CVP quando ne avremo messi 100. Ad alcuni basteranno 50, altri invece dovranno metterne 200. Però in linea generale è la pratica che fa la differenza. E sappi che anche il più bravo reperitore di accessi venosi ogni tanto fallisce di brutto. E sbagliare, fallire, non è un giudizio sulle nostre abilità. Sì, non è facile da accettare il fallimento, Non sto dicendo né pretendendo questo, però potendo io lo metterei in cima nella checklist per l'esecuzione di questa procedura. Accettare il fallimento. Possibilità di non riuscire. Vediamo tra un attimo anche la procedura. Perché tutta questa attenzione, tutta questa pressione psicologica? Perché mettere un CVP comprende il fare del male a una persona? Cioè, siamo vissuti fino adesso in una società per cui andare in giro a punzecchiare la gente è considerato socialmente inaccettabile. Chiunque si mettesse a fare una roba del genere sarebbe additato, accusato, allontanato. E adesso all'improvviso svolgiamo una professione che ci richiede di farlo. È chiaro, non proviamo nessun piacere nel farlo, però prova a immaginare il beneficio che ne deriva, per esempio, al paziente che deve eseguire l'angioTac, è decisamente, ovviamente, più grande rispetto che al doloretto che provoca eseguire questa procedura. Nonostante questo, reperire un accesso venoso è tra le procedure più temute anche dal paziente. Per una buona cura è indispensabile considerare anche l'aspetto emotivo. Noi professionisti sanitari dobbiamo assumere un atteggiamento calmo e rilassante che rassicuri. Dobbiamo dimostrare sicurezza, insomma, e all'inizio, quando non possiamo essere sicuri perché ci manca l'esperienza, dobbiamo simulare sicurezza. Non possiamo aspettare di essere pronti, altrimenti non inizieremo mai. Ridurre la pressione è anche nell'interesse della corretta esecuzione della procedura, perché l'ansia, la paura comporta l'innescamento del sistema nervoso simpatico, e allora mettere su un CVP può diventare qualcosa tipo... E buona fortuna!